Ecco che vi svegliamo gli ultimi sviluppi della vicenda che coinvolge Francesco Totti, Ilary Blasi e la nuova fiamma del pupone, Noemi Bocchi. Continuate a leggere per scoprire cosa sta succedendo nella vita di Francesco Totti, che a quanto pare starebbe condividendo con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Gli ultimi rumors parlano di una frecciatina di Ilary Blasi, avvenuta durante una cena a lume di candela. Non vi aspetterete mai cos'è successo. La cena a lume di candela tra Totti e Noemi. Nelle ultime ore non si parla d'altro se non della cena a lume di candela avvenuta nelle scorse ore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La testimonianza è data dai paparazzi e dagli amici del pupone. In particolare, sarebbe stato il magazine di Chi, di Alfonso Signorini, grande amico di Ilary Blasi, ad aver colto in flagrante Francesco. L'ex capitano della Roma ha trascorso la serata in un ristorante a Terracina in compagnia di amici, tra cui anche Noemi Bocchi. Ecco di seguito alcuni degli scatti fatti dai giornalisti. Totti e Bocchi sono arrivati in maniera separata, ma naturalmente si sono visti dentro e hanno trascorso numerose ore insieme. Nella stessa serata, è stato pubblicato uno scatto dall'ex moglie del pupone, Ilary Blasi, che alla maggior parte dei fan è suonata come una vera e propria frecciatina. Continuate a leggere l'articolo per scoprire nel dettaglio cos'è successo. La frecciatina di Ilary Blasi non ha eguali. Mentre Totti e Noemi si stavano godendo la loro cena romantica a lume di candela, Ilary era da tutt'altra parte. La conduttrice dell'Isola dei Famosi, infatti, si trovava a Roma, in particolare nell'incantevole Hotel De Russi. La donna, a quanto pare, non si sarebbe potuta trattenere, dopo la rivelazione degli scatti da parte di Chi, e avrebbe voluto rispondere a suo modo alla serata tra Totti e la fidanzata. Ecco di seguito lo scatto della polemica. Ilary Blasi si è mostrata sul suo profilo Instagram mentre indossa un abito elegantissimo e bianco. La misa è estiva e lascia intendere che la donna si stesse preparando per incontrare qualcuno. Effettivamente, come mai avrebbe dovuto affittare una camera d'albergo tutta sola? Con chi si sarebbe vista la conduttrice, questo non si sa? Rispetto all'ex calciatore, infatti, Ilary riesce a nascondere molto di più la sua vita privata e a non farsi scoprire dai giornalisti. Ancora, tra l'altro, non sarebbe trapelato il nome ipotetico di colui con il quale Ilary si sarebbe scambiata dei messaggi, talmente compromettenti da spingere il pupone ad allontanarsi definitivamente da lei. E voi cosa ne pensate? Credete ci sia ancora speranza tra Francesco e Ilary o che ormai la separazione sia irreversibile? Fatecelo sapere!